Caselle esce fuori dai confini regionali e passa nella vicina Liguria. Sì, esattamente così. Caselle vive con grande entusiasmo questa opportunità del weekend del 29 e 30 giugno, dove la nostra cittadina ospiterà per la prima volta nella sua storia la Sagra del Pesce organizzata dalla Proloco di Camogli. Un evento veramente sovracomunale, di rilevanza provinciale se non addirittura regionale. Un appuntamento grande, importante, che ci fa fare un salto di qualità proprio nel livello o di organizzazione dei vari eventi, delle manifestazioni della nostra collettività. Attendiamo tanti visitatori e tanti amici che verranno appunto a vedere la nostra cittadina, a conoscere la nostra realtà, a conoscere le tante realtà associative che collaboreranno, a partire innanzitutto dalla Libera Associazione Commercianti Artigiani, che organizza unitamente al Comune questo importante evento, ma ci saranno tantissimi altri sodalizi del nostro territorio che si metteranno a disposizione della collettività. Ciascuno metterà a disposizione la propria esperienza, la propria professionalità, la propria storia, la propria cultura per promuovere un evento veramente di grande livello e per far conoscere il nostro territorio. Caselle è una cittadina viva che ama lavorare, ama fare squadra, e infatti questo sarà un grandissimo sforzo corale nella quale tutte le risorse migliori della nostra cittadina si metteranno a disposizione per far bella la nostra Caselle. Per cui invitiamo tutti nel weekend del 29 e 30 giugno a venire a Caselle Torinese alla prima edizione della Sagra del Pesce organizzata insieme agli amici della Proloco di Camogli. Avete nuovamente alzato l'asticella, portate un evento a Caselle di valenza regionale ed extraregionale. Cosa vi ha spinto? Cosa ci ha spinto? Era il momento di provare a volare più alto, di andare ad un appuntamento extraregionale. La Proloco di Camogli perché? La Proloco di Camogli, che noi abbiamo conosciuto di persona, hanno le nostre stesse finalità, quella di promuovere il territorio, una Proloco che promuove il territorio, che lavora per il territorio e porta in giro per l'Italia e per il mondo il nome della propria città. È quello che noi pian piano vorremmo arrivare a fare. Con loro ci lega il fatto del grande senso di comunità, del grande senso di appartenenza al territorio. E poi questo contrasto, l'atterraggio si atterra per via aerea e si atterra da via mare, quindi questo bel contrasto, portare, non dico il mare a Caselle perché sarebbe utopia, però non è utopia portarne i sapori, i profumi, portarne i colori. Quindi in questi due giorni Caselle sarà veramente una città che diventerà una città marinara, si scoprirà una città marinara. Tonino Verdina, presidente della Proloco di Camogli, in visita qui a Caselle per la conferenza stampa della manifestazione Camogli a Terra Caselle del 29 e 30 giugno. Tonino, dici qualcosa. Cosa vi posso dire? Sono rimasto molto colpito da questa bellissima conferenza, da queste persone che mi sembrano molto già calate nella manifestazione che verrà a breve. Noi siamo prontissimi, stiamo lavorando per arrivare nei dettagli, tutto curato nel dettaglio. Volevo ringraziare voi amministratori, l'associazione commercianti e tutti coloro che organizzano questa manifestazione. Io credo che sarà un grande successo, perché devo dire che dove andiamo con la padella di Camogli, col nome di Camogli, la Proloco di Camogli, è sempre un gran successo. Avete visto, eravate presenti anche voi giù Castellabate, c'è il mondo ogni volta. Speriamo che funzioni anche qui, io sono molto contento e siamo preparati. Mi hanno dato anche la maglia numero uno qui, che volevo appunto mostrare, che porterò su ai miei colleghi di Camogli per farli morire di invidia, ma questa è la mia. E grazie a tutti, speriamo che vada tutto bene, grazie. Grazie a te. Ancora una volta si è riuscito a coinvolgere tanti volontari per l'organizzazione di questo evento, dalla Protezione Civile Alpina a semplici cittadini che hanno voglia di darvi una mano. Sì, la Protezione Civile degli Alpini, la Protezione Civile di Caselle con tutti i suoi volontari, i pompieri, i carabinieri in congedo, il Fuma Festa Group, insomma. Tutte le associazioni del territorio, non voglio dimenticare nessuno, i giovani agricoltori che ormai fanno parte della nostra famiglia, saranno coinvolte in questa manifestazione, ma semplicemente per darci una mano nella logistica della manifestazione stessa, perché come potrete poi vedere è una manifestazione importante che aspetterà l'arrivo di parecchia gente, quindi c'è bisogno dell'aiuto di tutti.
Io voglio ringraziare invece tutti i miei soci, e tutti i miei soci intendo tutti i commercianti di Caselle, perché hanno dato un entusiasmo e stanno offrendo il loro operato perché tutto questo avvenga nel migliore dei modi. In effetti avevamo promesso che avremmo alzato il livello della manifestazione che seguiva, e credo che ci siamo proprio riusciti. Sarà un grande impegno, ma credo che ci porterà veramente tanta soddisfazione, perché le aspettative sono alte, noi siamo pronti, la Proloco di Camogli è carichissima e sono contento di averli coinvolti in questo progetto. Niente che dire, vi aspettiamo e siamo sicuri che ci divertiremo tutti assieme. È immediata. C'è stata una risposta dagli sponsor, che ringrazio e non finirò mai di ringraziare.